Buongiorno a tutti, siamo oggi per presentare un'iniziativa che è ormai una costante all'interno del calendario delle iniziative che lo sport della provincia di Teramo propone per tutti quanti, anche per i cittadini, ed è un'iniziativa di solidarietà che in qualche modo vuole far vivere il Natale agli sportivi pensando anche di fare del bene a qualcuno che magari ha la necessità di essere sostenuto in una fase particolare. Quindi è una conferenza stampa che in qualche modo vuole presentare questo evento che è il Natale degli Sportivi 2015, e vuole presentare un pochettino quelle che sono le peculiarità di questa manifestazione e soprattutto anche gli ospiti che in qualche modo ci faranno visita e daranno lustro all'iniziativa e sicuramente contribuiranno alla partecipazione di tanti cittadini che vorranno essere dei nostri domenica sera, domenica 20 dicembre. Allora, io prima di iniziare a entrare nel vivo passerei appunto anche la parola al presidente del CONI di Teramo, Italo Canaletti, che in qualche modo descrive anche un pochettino le finalità e come nasce questo momento di Natale. Diciamo buongiorno a tutti, ma questa iniziativa è un'iniziativa nazionale, perché oggi pomeriggio anche a Roma si farà il CONI nazionale, farà il Natale dello Sportivo a San Pietro, quindi noi abbiamo cercato, è un'iniziativa che abbiamo fatto per tantissimi anni in collaborazione con CSI, noi abbiamo cercato di trasformarlo un po', non solo la messa, ma di fare qualcosa di importante per chi diciamo così ha bisogno di un piccolo sostegno, anche per farvi diciamo vivere questo Natale. Non è che possiamo cambiare la vita, però è soltanto il pensiero di poter dare a qualcuno un piccolo diciamo così pensiero per far vivere questo Natale in modo diciamo migliore, diciamo. E quindi facciamo questa iniziativa. Come diceva l'amico Angelo, ci saranno dei personaggi dello sport abruzzese, ma che sicuramente hanno ricoperto a livello nazionale e mondiale, calcato diciamo così i campi della pallacanestro e della ginnastica, Bissotto, Landotti, eccetera, sono i personaggi dello sport che li ringraziamo perché sono disponibili a questa iniziativa e speriamo di poter continuare questa iniziativa. Dico diciamo così alle società, presidenti di federazioni, associati, di essere presenti a questa iniziativa, perché sicuramente è un gesto importante che fa onore a chi lo fa e a tutto lo sport teramano. Quindi io mi auguro di essere diciamo così ascoltato e di avere il 20 a sera, come detto prima, alle ore 20:30, un folto diciamo, partecipazione a questa iniziativa. Grazie. Benissimo, allora diciamo che questa manifestazione ha un connotato benefico e destinatario delle risorse che verranno raccolte in qualche modo è l'associazione Autismo Abruzzo Onlus, che è qui rappresentata dal presidente Dario Derzulli, e sostanzialmente insomma ci presenta anche un pochettino quelle che sono le attività di questa associazione e come verranno utilizzate le risorse che in qualche modo andremo a raccogliere. Sì, con grande piacere, grazie per l'invito e per questo insomma, vostro impegno e la disponibilità. È un'ottima iniziativa, sono molto felice che si unisce a un evento diciamo, storico che si ripete nel tempo, un'iniziativa diciamo, molto solidale, molto diretta sul territorio, perché queste cose agevolano anche l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone che hanno diciamo, una disabilità o comunque delle difficoltà. Allora, io rappresento l'associazione Autismo Abruzzo Onlus che da quando è nata cerca di migliorare diciamo, le condizioni di vita delle persone con l'autismo, ma ci siamo interessati nell'ultimo periodo, da 6 mesi, insomma la prima di quest'estate, a un problema che è scoppiato qui a Teramo per il disagio causato dalla limitazione, dal taglio delle ore di assistenza domiciliare per persone sia con autismo che con gravi disabilità. Siccome la città ha mostrato segni di vitalità e di grande disponibilità, noi con un slogan, con un hashtag, io sto con i disabili, che è partita dalla folla, dalle tante assemblee, dalle tanti incontri che abbiamo fatto, abbiamo convogliato, indirizzato tutti i contributi che abbiamo raccolto in quel periodo in un contenitore che lo stiamo. Queste risorse vengono convertite in dei voucher che vengono messe a disposizione di quelle famiglie che non hanno un'assistenza adeguata o non hanno per nulla.
Questo è ovviamente direttamente proporzionato alle risorse che noi abbiamo, diciamo, potuto raccogliere. Quindi quanto più saranno le risorse, tanto più sarà ampio e duraturo nel tempo il servizio che stiamo assicurando. Gli operatori individuali sono operatori comunque di qualità, che erano prima lavoratori dipendenti di organismi economici del territorio, che poi hanno perso il lavoro perché tagliando, limitando le risorse, hanno, diciamo, perso il lavoro. Quindi abbiamo anche recuperato questi ragazzi altrimenti disoccupati che continuano a erogare quel servizio. È un doppio risultato ed è diciamo, tutto merito della solidarietà di questa città e della comunità teramana. Quindi ottima iniziativa, io spero anche che sia, anzi sono certo che sarà, diciamo, avremo il pienone in questo evento, sarà una bellissima cosa. Poi l'ultima battuta, lo sport è proprio l'anello, diciamo, di congiunzione che integra perfettamente la disabilità, io sono fermamente convinto di questo, quindi è proprio quello che rende armonico. Anche perché si fanno delle, ci sono i, c'è, sì, sì, ma non mi riferisco esclusivamente a quello, ma anche alla disabilità intellettiva, perché spesso si è portati a pensare che la disabilità sia solo fisica o comunque, diciamo, secondo me lo sport fa già molto, può fare ancora di più anche per quelle condizioni di disabilità, diciamo, che sono ancora un po' nascoste, insomma, poco evidenti, come quelle mentali. Benissimo, allora, prima di presentarvi nel dettaglio gli ospiti e le principali peculiarità riguardanti la loro carriera sportiva, devo dire che questa iniziativa è stata possibile solo grazie alla collaborazione di un soggetto, di una ormai istituzione del territorio teramano, per quanto riguarda l'aspetto più legato alla formazione dei musicisti, è diventato anche un centro molto importante per gli spettacoli, e mi riferisco ad Arts Factory, che è una struttura dove è coordinata da Nicoletta Dale, che ovviamente ringraziamo per la collaborazione, che ha dato la piena disponibilità del locale intero per questa finalità, e quindi abbiamo definito insieme anche i dettagli organizzativi. Ovviamente sarà una cena, quindi la possibilità di cenare insieme a questi campioni che andremo anche a presentare, ma c'è anche la possibilità di ascoltare buona musica. Buona musica con una band che è conosciutissima, una band appunto di riferimento anch'essa per il territorio, che è Sosta Vietata. Abbiamo Gianfranco Bassino, che oggi rappresenta questo gruppo, che ci presenta un pochettino quello che sarà l'intrattenimento. In realtà rappresento sia il gruppo sia Arts Factory, perché Nicoletta è la nostra coordinatrice, diciamo il nostro faro nella notte, però in realtà siamo cinque associati che hanno creato, diciamo, siamo partiti dalla band Sosta Vietata e siamo arrivati ad avere adesso questa struttura che ovviamente si presta tantissimo a diciamo, eventi di carattere pubblico, e noi effettivamente la sfruttiamo per questo, ma in particolare per questo evento è un piacere per noi ospitare il mondo dello sport, che per quanto distante dal mondo dell'arte, in realtà è il traino dei nostri giorni. Penso che non ci sia nulla seguito quanto lo sport, se non la musica e l'arte in genere. Poi il fine benefico ovviamente è il nostro interesse, dire poco, in realtà che ci stimola tanto, e noi vorremmo mettere a disposizione gli spazi sempre per questo genere di eventi. Per quanto riguarda il gruppo, il nostro gruppo Sosta Vietata, cercheremo, insomma, per quanto ci è possibile di rendere piacevole la serata, che comunque, come dicevamo prima, come dicevi, ci sarà la cena che sarà preparata da Adimelles e il suo Food Lab, una qualità straordinaria. Sono molto molto simpatiche e preparatissime, non sarà male. Benissimo. Allora, tra le cose ovviamente centrali di questa manifestazione c'è certamente il messaggio che Monsignor Michele Seccia vorrà rivolgere agli sportivi in occasione del Natale. Ovviamente questo è un evento che vede sempre come
elemento centrale, il messaggio che vogliamo poi rivolgere a tutti quanti, lo facciamo attraverso il Vescovo che ci dà anche una chiave di lettura del Natale come occasione di solidarietà, quindi un'opportunità unica. Tra gli ospiti che saranno presenti appunto abbiamo già le conferme di Desiree Pagliaccia, che è un'ex nazionale italiana di ginnastica ritmica, la quale ha vinto 6 scudetti con la società Armonia d'Abruzzo, ha vinto anche ha partecipato ad un europeo con la nazionale italiana appunto nel 2003. Poi abbiamo la presenza di Riccardo Morandotti, anch'esso un nazionale, stato membro della nazionale italiana, ha vinto 4 scudetti con la Virtus Bologna, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa dei Campioni. Un altro personaggio che vive a Roseto da qualche anno è Ivan Bisson, ex olimpionico, ha partecipato a ben 2 Olimpiadi, a Monaco 72 e a Montreal 76, ha vinto 2 bronzi europei, 5 scudetti con Varese, 4 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e 2 Coppe Italia. Inoltre abbiamo tante altre sorprese che verranno svelate solo domenica sera ovviamente, e appunto quindi non mi resta che invitare chiunque avesse voglia di partecipare a una serata di grande allegria, ma anche di grande contenuto, e soprattutto una serata che ha un'utilità pratica per tante persone, di aderire alla manifestazione, ovviamente mandando una richiesta all'indirizzo mail segreteria@csteramo.it oppure attraverso i numeri di telefono che sono indicati all'interno del materiale. In particolar modo vogliamo ricordare il numero della segreteria, se mi assiste Alessandra. Sì. 0861 19 51 612. A questo numero è possibile rivolgere le richieste per ottenere i biglietti per la serata. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, se non ci sono domande possiamo chiudere qui. Grazie, grazie a tutti. Okay. Poi ci vediamo, ciao. 20 dicembre, ciao. Il Natale degli Sportivi 2015 a Teramo, con la partecipazione di Monsignor Michele Seccia, che incontra il mondo dello sport provinciale, organizza il CSE insieme al CONI. Angelo De Marcellis, come si svolgerà questa sera? Ma intanto è un'iniziativa che ormai è tradizione, quindi è certamente un punto di ritrovo per gli sportivi teramani. È una serata che sarà soprattutto una cena di solidarietà, dove avremo modo di condividere dei momenti insieme anche a grandi campioni dello sport che si sono contraddistinti con la maglia della nazionale italiana. In particolar modo abbiamo una campionessa di ginnastica ritmica che è Desiree Pagliaccia, vincitrice di 6 scudetti con l'Armonia d'Abruzzo, ma anche ha partecipato ad un europeo, quindi è un atleta di riferimento per lo sport italiano, e anche 2 campionissimi della pallacanestro. In particolar modo parliamo di Riccardo Morandotti, che insomma anche lui ha vinto degli scudetti, è stato una punta di diamante della Virtus Bologna, e abbiamo anche Ivan Bisson, che da qualche anno vive a Roseto, ha partecipato a 2 Olimpiadi, quindi una persona che ha vinto tantissimo, credo che insomma sia un riferimento per lo sport italiano in genere, non solo per la pallacanestro, insomma, in quanto a titoli conseguiti. Quindi è certamente un'opportunità per passare una serata insieme, serenamente, con allegria, con un messaggio di speranza rivolto dal nostro Vescovo, e sicuramente l'invito è rivolto a tutta la cittadinanza e non solo. Il biglietto d'ingresso ha un minimo di contributo di 30 euro che darà l'opportunità di insomma, vivere una serata che sarà anche animata dalla musica dei Sosta Vietata, e la cena sarà preparata dal laboratorio gastronomico importante, quello dell'Aide Mellish, quindi è certamente di tutto rispetto anche il menù, quindi l'invito è davvero a tutti i cittadini di rivolgersi alla segreteria del CSI Teramo in questo caso, o attraverso l'indirizzo email segreteria@csiteramo.it o attraverso numeri di telefono per prenotare la presenza a questo evento. Il presidente dell'associazione Autismo Abruzzo Onlus, che partecipa al Natale degli Sportivi, e questa manifestazione
sta anche dalla parte di Io Sto Con i Disabili, in qualche modo proprio la sponsorizza idealmente, è così? Sì, è così, abbiamo raccolto l'invito degli organizzatori del CSI, delle associazioni teramane e del Comitato Teramo Solidale, e siamo qui per testimoniare il nostro apprezzamento a questa iniziativa che speriamo, anzi siamo certi sarà sicuramente molto apprezzata dalla città, per raccogliere dei fondi, delle risorse che noi, come già stiamo facendo, le utilizziamo per l'acquisto dei voucher che vengono donati alle persone che non hanno un'assistenza domiciliare adeguata o comunque non ce l'hanno per niente. Questa iniziativa è partita dopo i problemi che ci sono stati in questa città per tagli o comunque per un'organizzazione troppo drastica dei servizi assistenziali, e grazie alla comunità teramana siamo riusciti a raccogliere somme importanti che siamo... Quanto? 3.406 euro, che hanno permesso per i mesi di ottobre, novembre e dicembre di assistere 3 disabili gravi della città attraverso la disponibilità di operatori qualificati che sono rimasti anche nel frattempo disoccupati. Quindi noi abbiamo colto 2 opportunità con gli stessi soldi, uno per i disoccupati che hanno un impiego temporaneo e diamo assistenza a chi ne ha bisogno, grazie alla contribuzione della comunità teramana. La situazione adesso del problema della compartecipazione qual è? Brutto problema, brutta situazione, nel senso che l'incertezza regna sovrana, anche se l'andamento sembra essere sempre leggermente peggiorativo, nel senso che non ci sono documenti formali che dicono che la compartecipazione spesso si confonde, quella sanitaria e quella dei servizi sociali. Quella sanitaria è appesa, nel senso che anche per il 2016 si vocifera che la compartecipazione sanitaria sia sospesa, cioè comunque coperta dalle risorse regionali, però non è ancora certo. La compartecipazione sui servizi sociali sembrava essere uno spauracchio, comunque un terrore, ma in realtà le quote di compartecipazione sono abbastanza limitate per l'attribuzione dei servizi. Il problema è che coloro che sono sopra le soglie, 30.000 euro credo al Teramo, e devono pagare l'intero importo. Quello che noi proponevamo è comunque una gradualità, perché chi ha 29.000 euro paga 5 euro, chi ce n'ha 31 paga 16, quindi è un po', però insomma cercheremo di migliorare questa cosa prossimamente nel 2016 con i rapporti costanti con il Comune. Grazie. Il CONI a fianco del CSI per il Natale degli Sportivi 2015. Sì, questa è un'iniziativa, diciamo che è un'iniziativa nazionale, perché anche oggi, questo pomeriggio, ci sarà il Natale dello Sportivo a Roma. E quindi poi è qui a Teramo, insieme all'Angelo dell'Arcerco CSI, l'abbiamo fatta per tantissimi anni e quest'anno l'abbiamo un po' modificata, un paio di anni l'abbiamo modificata, cercando di dare un'impronta diversa e quindi di avere, oltre al messaggio di Monsignor Seccia, che è sempre gentilissimo e disponibile a questa iniziativa, di dare qualcosa per chi ha bisogno, per dare, alleviare questo Natale anche per chi ha qualcosa da vivere. Qualche problema. Ok, Angelo.